Lei ha chiesto la fiducia perché questa estate una parte della coalizione politica che l'ha nominata, l'ha indicata come Presidente del Consiglio, ha lanciato la questione morale che riguarda la sua persona. Quindi oggi la fiducia che dobbiamo dare è alla sua persona. Dobbiamo sapere, cioè il Paese deve sapere, cioè se di lei ci si può fidare o meno. Ed è di lei quindi che dobbiamo parlare, Presidente del Consiglio. Lei è uno spregiudicato illusionista, anzi un pregiudicato illusionista, che anche oggi ha raccontato un sacco di frottole agli italiani, descrivendo un'Italia che non c'è e proponendo azioni di governo del tutto inesistenti e lontani dalla realtà. Fuori da qui c'è un paese reale che sta morendo di fame, di legalità e di democrazia. E lei è venuto qui in Parlamento a suonarci l'arpa della felicità, come faceva il suo predecessore Nerone nel mentre Roma bruciava, quella stessa Roma che rideva come ride lei in questo momento, mentre i suoi amici barbari padani vogliono mandare a rogo insieme alla bandiera anche l'Unità d'Italia. Sono 16 anni che lei, Presidente Berlusconi, racconta frottole, ma le uniche cose che ha saputo fare finora sono una miriade di leggi e provvedimenti per risolvere i suoi affari e i suoi guai giudiziari. Affari e guai giudiziari suoi e dei suoi amici della CRIC, di cui lei ne è il capo piduista. Anzi no, lei è capace ed è bravissimo a fare anche un'altra cosa, e lo ha dimostrato ancora una volta oggi: comprare il consenso dei suoi alleati ed anche dei suoi avversari. I primi letteralmente pagandoli con moneta sonante, con incarichi istituzionali, con candidature e ricandidature di favore. I secondi ricattandoli con sistematiche azioni di dossieraggio e di killeraggio politico, di cui egli è maestro. Sì, perché lei, signor Berlusconi, è un vero maestro. Intendo dire maestro di massoneria deviato, che ha inteso. Un piduista di primo e lungo corso, un precursore della collusione e della corruzione di Stato. Anzi di più, lei è l'inventore di una corruzione di nuovo conio, più moderna e spregiudicata. Lei cambia le leggi in modo da non far risultare più reato quel che prima era reato, e da non rendere più punibile il comportamento di chi prima doveva essere condannato. Insomma, si è guardato allo specchio. Certo, lei, signor Berlusconi, non è un Presidente del Consiglio, ma è uno stupratore della democrazia. Uno stupratore che dopo lo stupro... Onorevole Di Pietro, la prego di usare un linguaggio consono a quest'Aula. Una legge, anzi una ventina di leggi ad personam per non rispondere del suo stupro. Lei non è, come l'hanno definito, uno dei tanti tentacoli della piovra. Lei è la testa della piovra politica che in questi ultimi 20 anni si è appropriata delle istituzioni in modo antidemocratico e criminale per piegarle ai suoi interessi personali e a quelle dei suoi complici, quelli della setta massonica deviata di cui lei fa parte. Lei oggi ci hanno parlato di una volontà del governo di implementare la lotta alla corruzione, all'evasione fiscale, alla criminalità economica delle cricche. E che fa? Si arresta da solo? O ha deciso di prendersi a schiaffi tutte le mattine mentre si alza e si guarda allo specchio? Lei si è impossessato e controlla il sistema bancario e finanziario del Paese. Lei controlla le nomine degli organi di controllo che dovrebbero controllare il suo operato. Lei fa il ministro dello sviluppo economico e come tale prende decisioni a favore del maggior imprenditore italiano, cioè lei. E quando dico maggiore imprenditore, non migliore, come maggiore non migliore l'imprenditoria mafiosa. A lei non interessa nulla del bene comune, perché si è messo a fare politica solo per sfuggire alla giustizia per i misfatti che ha commesso.
Lei si è impossessato dell'informazione pubblica e privata e la manipola in modo scientifico e criminale. Un esempio, la casa di Monte Carlo. Onorevole Di Pietro, la prego di usare termini che siano consoni al luogo in cui si trova. La casa è ammessa ogni espressione, non può essere tollerata l'ingiuria. Non è un'ingiuria, è la verità. Un esempio, la casa di Monte Carlo venduta da Alleanza Nazionale. Lei e i suoi amici dell'informazione avete prego fatto i colleghi finta, dalla parte destra dell'emiciclo di non disturbare. Avete fatto finta di scandalizzarvi nell'apprendere che dietro quella compravendita c'è una società offshore situata in un paradiso fiscale. Ma si guarda allo specchio, imputato Berlusconi. Lei di società offshore ne ha fatto ben 64, proprio per nascondere i proventi dei suoi reati societari e fiscali. Onorevole, e per pagare onorevole Presidente, politici e magistrati. Ho già richiamato l'onorevole Di Pietro a usare un linguaggio consono a quest'aula. A quell'avvocato inglese, onorevole Berlusconi, David Mills, lei ha fatto ben 64 società offshore pagando un avvocato inglese, Mills, condannato per essere stato a sua volta da lei corrotto per mentire ai giudici e così prometterle di ottenere una soluzione comprata a suon di bigliettoni. Già, perché la magistratura che lei ha corrotto, quella a lei piace, signor onorevole Presidente Di Pietro, la richiamo all'ordine. Invece quella che non le piace è quella che vuole giudicarla per ciò che ha fatto. Tanto è vero che al primo punto del programma che non c'è, lei ha chiesto di reiterare il lodo Alfano, cioè onorevoli colleghi, legge che deve assicurarle l'impunità per un reato. Vi ricordo che siamo in collegamento televisivo diretto e invito tutti, a partire dall'onorevole Di Pietro, a usare un linguaggio consono a quest'aula e prego la parte destra dell'emiciclo di mantenere la calma. Non è uno spettacolo che il Parlamento può dare all'Italia. È chiaro che quello che sta dicendo l'onorevole Di Pietro se ne assume la piena responsabilità in quest'aula e davanti agli italiani. Prego anche i colleghi dalla parte destra dell'emiciclo di assumersi la responsabilità del loro comportamento. Può starne certo. Concluda. Che noi l'Italia dei Valori ci assumiamo la responsabilità di quel diciamo. Questo è il ricatto, il ritratto che noi dell'Italia dei Valori abbiamo di lei, signor Berlusconi. E lei chiede a noi la fiducia, lo chiede a quello che ha comprato e ricattato, lo chiede ai parlamentari che finalmente si sono resi conto che avevano e che hanno a che fare con una persona del suo calibro e che non hanno il coraggio di dissociarsi dal macigno immorale che rappresenta. Lo chiedo a tutta quella pletora di disperati che in questi giorni ha convocato a casa sua per offrire loro prebende e per minacciare imbarazzanti rivelazioni. E che ora, onorevole Di Pietro, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Da improvvisa ricchezza e intimoriti hanno deciso di vendere la loro anima e il loro onore. Onorevoli colleghi, che non merita. Ogni interruzione comporta un minor tempo a disposizione dell'onorevole Di Pietro, quindi vi prego di mantenere noi, un comportamento. Non chieda a noi dell'Italia dei Valori di darle la fiducia. Noi la conosciamo e non soffriamo di sindrome di Stoccolma. Per questo ci stiamo battendo per liberare il Paese da un soggetto come lei che ha usato le istituzioni e usa le istituzioni solo per farsi gli affari suoi senza pensare un minimo a quegli italiani che non arrivano a fine mese.